abbiamo scoperto il possibile carico di eroina. Con oltre 11 milioni di passeggeri e 95.000 tonnellate di traffico merci, Fiumicino è una delle porte principali per droga, contraffazione e animali in via d'estinzione. L'aeroporto è proprio una zona di confine, una zona di frontiera più moderna. È un luogo delicato, perché immaginate, lavorare qua significa trovarsi a confrontarsi con tantissime circostanze, sempre diverse. Con lo scoppio della pandemia e la conseguente chiusura dei voli dal Medio Oriente, grazie a un'attività d'analisi abbiamo scoperto il boom dell'eroina. E adesso ci stiamo andando sotto bordo al volo che arriva da Addis Abeba, perché grazie all'attività di analisi abbiamo scoperto il possibile carico di eroina portato tramite un passeggero. Riusciamo ad individuare profili a rischio, siamo anche in grado di segnalare all'estero possibili ovulatori o corrieri di sostanza stupefacente. Yalla! Lo stupefacente che viene sequestrato in aeroporto è stupefacente puro al 100%. A bordo dell'aereo abbiamo individuato 3 profili a rischio. Adesso entreremo in stiva per individuare i bagagli, che chiaramente non apriremo ma seguiremo a distanza, grazie al dispositivo che abbiamo organizzato, che vede i finanzieri che entrano in stiva e poi quelli che aspettano i passeggeri all'uscita dall'aereo. Li seguiremo in maniera occulta per poi fermarli all'uscita ai gate. Controllate le etichette, le provenienze e i transiti. In particolare uno di questi passeggeri che ha dei profili molto simili ad altri corrieri già tratti in arresto, pensiamo possa essere positivo come corriere ingoiatore, quindi pensiamo che sia un soggetto che trasporti sostanza stupefacente in corpore, mentre gli altri 2 bagagli potrebbero essere positivi come doppi fondi in valigia, perché hanno dei caratteri di rischio molto simili ad altri fermi, tra l'altro effettuati da poco. L'hai già trovato? Sì, perfetto. In realtà qualcuno pensa che il lavoro che si fa qua dentro sia sempre un lavoro ripetitivo, monotono. In realtà è talmente unico dall'essere diverso ogni giorno.
e ci sono delle spedizioni che potrebbero contenere prodotti illecitamente nazionalizzati, quindi stiamo andando a verificare. Stiamo controllando una spedizione di provenienza dell'India. Ok, e perché stiamo aprendo la borsa? Stiamo aprendo la borsa perché abbiamo notato che è stata confezionata in modo non idoneo rispetto al normale confezionamento che viene fatto dall'azienda di un certo tipo. Questa è un'azienda di lusso. Ci ha destato qualche dubbio. Che cosa dice Made in India? Questa è un'etichetta che dice Made in India. Quello che si nota è che non è cucita bene, quindi se noi apriamo... Ecco, sotto c'è invece un'altra etichetta cucita in modo molto più saldo dove c'è il Made in Italy. Abbiamo appurato che questa merce è stata illecitamente nazionalizzata, quindi in collaborazione con le dogane l'abbiamo posta in sequestro. Andiamo alla prossima. Secondo un qualche migliaio, 4-5 mila più o meno, perché le scatole sono tante. Purtroppo ci è capitato di trovare animali morti in uno zainetto, stavano contrabbandando due povere tartarughe e l'avevano appunto nascoste in delle scatole di scarpe. Thank you.